Sarà una bella femmina, graziosa, gentile, ma in arrombiscatole. Oh, anche un marito certe volte te fa piego, lui, Ma adesso finisce subito. E sa invece, tutto il giorno fa l'osservazione, specialmente a lui. Se sta a leggere una rivista gli fa, ma perché non legge il giornale? Se legge il giornale, ma Sata legge certi giornali, legge lui dalle romanzo. O se no, perché non scappi? E isso, perché non ci voglia? A parte che tutte le femmine so così, Mo, per fortuna che gli va via un po' dei giorni. Oh, ecco qui sta l'altro. Pensavo fosse andato via. No, ecco, finivo di spolverato e me ne andavo. Ah, ma vai pure, tanto vedo che è tutto in ordine. E la signora quando torna? Tra tre giorni. Ah, a proposito, fra qualche minuto devo partire anch'io, perché devo andare a Roma per motivi di lavoro. E appena torno ti chiamo. E le serve nulla? No. Ah, sì, il rasoio per la barba. Non ti preoccupare, lo vado a prendere io. Tu intanto cambiati, Ha lasciato qui le sigarette. Io ne ho due. Tanto, quando se ne accorge. Facciamo tre, va? Tanto a fumarle tutte gli farà pure male. Casa rimarrà libera per tre giorni. Beh, sarebbe una bella occasione per passare un'oretta in pace gli anni a merita mia con la ragazza, Anzi, mo andiamo. Ah, ma ancora sei qui? No, ecco, stavo andando via. La saluto e buon viaggio. Grazie, grazie. Divertiti in questi tre giorni, Ma la fidanzata? Ah, sta bene, grazie. Pensi che oggi fa 18 anni. Oh, falle gli auguri anche da parte mia. No. Immagino ti vedrai più spesso con lei in questi giorni, no? Beh, penso proprio di sì. Alberto, ricordati, l'amore è bello, ma amarsi sempre e sposarsi mai. Fa facile lei. A chi lo pare che alla fine ci casca con tutti? A chi lo dici? La saluto, buon viaggio. Ciao. Se n'è andato. Sono libero come un uccello di bosco. Finalmente, finalmente posso chiamarla al telefono. Che emozione. Che batti cuore. Oggi sarà finalmente mia, dopo tanto tempo di amore. È quasi platonico per non aver mai avuto l'opportunità di restare un poco solo. Cara? Dove sei? Ah, ma allora stai arrivando. Sbrigati, amore. Sì, anch'io. Anche a me si piegano le gambe dall'emozione. Lo so. Quando ci si innamora si ritorna ragazzi. Torna la gioia di vivere. Tuo marito? È occupato fino ad ora, dice. Va benissimo. Mi raccomando, sii sempre dolce e gentile con lui. Non deve trapelare nulla. Affettuosa, ma non troppo, Sì, sono geloso. No, mia moglie torna tra tre giorni, te l'ho detto. Saremo noi soli, qui, in questi giorni che saranno indimenticabili. No, il cameriere l'ho messo in permesso, te l'ho detto. Sono assolutamente solo. Ma certo, cara, certo che la cosa resterà segreta. Non ti preoccupare. E stai arrivando? Sbrigati! Pasticcini? No, prima devo mettere un bel cibo. Sì. Sono voluti 2 mesi per convincerla a star sola.
Che felicità! Mi sembra di tornare al tempo del primo appuntamento d'amore. Ci sfoghiamo sempre sui comportamenti delle donne. Ma poi le desideriamo, le adoriamo. Non vediamo l'ora di stringerle fra le braccia. Eccola! Come sto? Buongiorno, signora Armide. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Dica. Niente, no? Ho saputo che la moglie è andata via. Allora ho pensato che gli poteva essere utile. No, grazie. Non ho bisogno di nulla. Grazie, anzi. Ma è sicuro? No, perché ma non si mancherebbe nessun complimento, perché anzi devo partire, quindi ho un po' di fretta. Ma no, perché se devo andare a far spesa, deve tirare il giornale. No, grazie. Io ci penso lei io, è veramente molto gentile, ma non ho sicuro? Sicurissimo, non ho bisogno di nulla. Napre? Baciato io no. Ma no! Buongiorno. Prego, si accomodi. Dimenticavo che dovevo visitarla. Lo farò in fretta perché, come stavo spiegando alla mia vicina di casa, e dovrei uscire, e quindi... grazie ancora, signora Armide, accompagna. Se ho bisogno di qualcosa, la verrò a chiamare. Arrivederci, signori. Buongiorno. Meno male che doveva essere una cosa segreta. Ma non è colpa mia. Tra te e quella donna c'è qualche storia? Ma cosa dici? È soltanto una che ficca il naso dove non dovrebbe. Sembrava un atteggiamento confidenziale il suo. Cara, ma non sarai gelosa di una vicina pettegola e ficcanaso? Ma se ce l'ha scritto in faccia, che simpatia per te. Poi perché era qui? E cosa di Laura che mi ha visto? Ma niente, sono un medico e posso ricevere chi voglio per una visita. Nel tuo studio, non in casa. Sì, lo so, ma per un amico. Un'amica si può fare un'eccezione. Già, peccato che in casa non hai dovute attrezzature. E si capisce che la visita si svolge nel letto. Roberta, calmati. Quella vicina era soltanto venuta a chiedermi se poteva essere d'aiuto. E pochi minuti fa eri così felice di vedermi. Ora sono nervosa e mi vengono gli scrupoli. Poi non intendo finire sulla bocca di tutti. Ma calmati, Roberta. Non è la prima volta che visito qualcuno in casa. Anche la figlia di quella vicina che è appena uscita. È vero? Ma certo. Forse sono esagerata o ho troppi timori. Comunque ti avverto, non posso trattenermi molto. Allora, sbrighiamoci. Qualcosa? Per cosa sei venuta? Per vederti. E basta? Per amarti in pace. Ma ci stiamo in pace. Vieni a vedere. E cosa dovrei guardare? Vedi? La vicina che è appena uscita si sta allontanando. Ah, è vero. Vedi, non voleva spiarci per vedere quando esci. È vero. Scusami, amore. Vieni vicino a me, che ho bisogno del tuo affetto, delle tue carezze, delle tue coccole. Caro, ti penso talmente tanto che questa notte ti ho sognato. Ah, sì? E che cosa facevo? Mi baciavi. Così? Non ancora. Come siete impetuosi voi uomini. Ma non possiamo tenerci sempre sul platonico. E fino a quel punto d'amore vuoi arrivare? Dal momento che non abbiamo mai avuto l'opportunità, arriveremo fino in fondo. Cosa vuol dire fino in fondo? Vuol dire amore completo. E non siamo bambini, via. Vuoi proprio tutto da me? Un uomo, una donna... che ama un uomo, si dona tutta. Ma sì, Franco, prendimi, sarò tutta tua. Sì, per adesso ti prendo la mano. Andiamo? Dove? Nella camera degli ospiti. Ah, per la visita. Ma andiamo a svolgere, tesoro. Cosa? Ma il nostro progetto d'amore. Fino in fondo? Fino in fondo. Ma sei proprio sicura che tuo marito sia andato a Roma? Così, è sicura al telefono, te lo dico. È andato ad una conferenza sull'anatomia e resterà fuori 3 giorni da oggi. Ci potremo vedere anche domani. Ma che hai? Sembri un bambino timido. Ma si tratta di mettere le penne ad un amico.
E se lo venisse a sapere? Sentimentalmente, già li abbiamo traditi entrambi i nostri coniugi. Lo so, ma oggi, sai, oggi dovremmo concretizzare. E concretizzeremo. Ma se lo venisse a sapere mia moglie? Lei è così timida, ingenua, piena di scrupoli. Dario, lo sai quante donne hanno confessato in camera Caritatis di aver tradito il marito? Eh sì, mi pare di aver letto sul giornale che sono circa il 70%. Ma fino a qualche anno fa, adesso sono l'80%, caro. E molti mariti sperano che nel 20% ci sia la loro moglie. Ma poi, del 20% dichiaratesi fedeli, quante saranno state sincere? Ah, guarda, non ci voglio proprio pensare. Ma aspettavi questo momento con tanta ansia e ero felice. Ora, cosa ti prende? Ma se all'improvviso tornasse Franco? È fuori! Se non ricordo male, lui ha una valigia in casa, vero? Sì, però la tiene nel comodino per i ladri, non per te. Lo vedi? Ma se ti ha assicurato che è andato a Roma? È andato a Roma. Ma guarda, lì c'è una valigia. È vuota, ne avrà presa un'altra. Ma se vuoi, vado a vedere in camera. Sì. Vieni anche tu. No, vai tu. Anzi, io mi nascondo, non si sa mai. Non si sente niente. È un buon segno. Ma io mi sento sempre nella tana del lupo. E se qualche conoscente ci ha visto? Potrebbe riferirlo a mia moglie. Lo vedi? Non c'è nessuno. Sembri spaventato. Vuoi che ti faccia una camomilla almeno? Sì, grazie, una camomilla. Grazie. È una parola, star calmi. Ma io sono stato proprio uno scemo a farmi convincere a venire qui. Norma. Norma mi piace. È tanto. Ma non era questo il posto per impennare per me, Franco, via. Ma lui poi, una cosa del genere, non me l'avrebbe mai fatta. E con mia moglie poi, figuriamo. Le donne sono le creature più dolci ed amabili del creato. Sembrano degli angeli. Ma sono demoni, con la loro civetteria e la loro seduzione. Nel portare un poco alla volta i loro tratti di nudità. Come quando accavallano le gambe così. O quando mostrano le loro grazie attraverso i loro vestitini scollatissimi. O quando mostrano il loro ombelico, posto al centro di quei loro pancini vogliosi. E come si approfittano poi? Trovano un uomo innamorato. Roberta, mia moglie, certe cose non le farebbe mai. Proprio mai. Lei rispetta il suo uomo in tutto e per tutto, persino nel vestire. È una onesta ed adorabile creatura. Ma Norma è spumeggiante, è sensuale. Mi piace da morire. Ecco qua la camomilla. Però tesoro, ti devi calmare, anche perché so che l'emozione può giocare brutti scherzi sul più bello. E infatti sai, anche di quello avevo paura. Sì? E perché? Perché se devo essere proprio sincero, due volte già mi è accaduto. Ma succede a tanti. Lo so bene questo per esperienza. Ma
Perché lo sai per esperienza che è successo anche a Franco? Con me no. Ah. No, ora bevi con calma, che poi andiamo nella mia camera. Alberto si è scordato di portare i pasticcini preferiti di Franco in cucina. Quasi quasi li porto in camera per Dario. Andiamo, caro? Andiamo. Io non vedo pasticcini. Questi uomini tutti distratti. E come sono buffi poi quando gli accadono certe cose. Quando poi parlano tra loro delle storie amorose, certe disavventure non esistono mai. Proprio mai. Ah, beh, questi sono cioccolatini. Ma sì, gli porterò questi. Speriamo che almeno il cioccolato gli dia un po' di energia. Gli ho detto anche di riportare in camera la valigia. Ah, Norma, per i pasticcini, ma a me non piacciono. Prenderò i miei cioccolatini. Dove sono? Li avevo messi qui? Li avrà spostati lei, sicuramente. Oh, che pazienza che ci vuole con queste donne. Ma purtroppo non possiamo nemmeno fare almeno di loro. Ci schiavizzano con i loro vezzi e con la loro giuretteria. No, ma poi, con quel corpo. Che gambe, che seno, che tutto. Mi piace proprio da morire. Ma dove li avranno messi questi cioccolatini? Mi domando come possano essere spariti i pasticcini. Stavano lì. E li stanno. Benedette donne, così distratte. Da una parte la capisco. Sarà emozionata anche lei. Ma le donne sono fortunate perché anche qualora dovessero essere colte dall'emozione nel momento più importante dell'approccio amoroso, possono star tranquille loro. Io invece non sono affatto tranquillo. Mi ha detto che stavano qui e io qui li metto. Perché sicuramente li avrà lasciati Alberto. Sì, sì, sì. Sarà un regalino per il compleanno della sua fidanzata. Ho visto con questi occhi che portava i cioccolatini e li ha posati qua, dove sono. Gli uomini in certe situazioni perdono la testa perché si fissano su una sola cosa. La valigia? L'avrò portata in camera prima. Sto perdendo la testa anch'io. Bella questa casa, ma quante stanze ha? Ce l'ha più. 8, oltre il vanetto dove qualche volta, specie d'estate, faccio il ribussino senza dormire a casa. E c'è il letto? Un bello divano letto. Comodo. Comodissimo. Sei contenta di averci finalmente un posticino dove poter stare un po' tranquilli? Ma certo che sono contenta, tesoro. Ma quante altre ragazze ci hai portato prima di me? Ma nessuna! Giura? Ma giuro! Non ci credo! Ma Pozzi non c'è gambe! Va bene, non giurare. Vieni vicino a me. Io, prima da te, sono stato fidanzato solo con una ragazza. Per 2 anni. E poi l'hai lasciata? A dire la verità, mi ha lasciato questa. Mi si è messa con un amico mio. La ragione? Perché aveva più svertù di me. Arrivò subito al dunque. E io invece ci andavo, diciamo, con delicatezza. Povero Albertino. No, è pure un corno, eh. Io sono una persona corretta. Sono i tempi che sono cambiati. Ormai vogliono decidere tutte le ragazze. E arriva a concludere in 4 e 4, 8. Ah, ecco, quindi secondo te dal momento che sono venuta qui con te anch'io sarei una ragazza spregiudicata? Ma no, ma che c'entra? Io ne sto parlando di quello che succede oggi. Può essere che queste ragazze fanno bene e che sono io che mi sbagliavo. Ma tu sei un tesoro, no? Dai, veramente la sede. Mi ami veramente?
tanto. E sei geloso di me? Vorrei vedere, sei una bella ragazza. Te guardano tutti quando passi per strada. Me ne sono accorto, sai? Come me ne sono accorto che non ti dispiace. Ma a tutte le donne piace essere desiderate. Ah, certo. Se non sono discreto, no? Oltre al ragazzo che hai lasciato prima di metterti con me. Hai fatto l'amore con altri? Vorrei vedere, ho 18 anni. E beh, che ti parlo, Santi? Certo. Mi lo chiedi perché sei geloso? No, no, no. Beh, curiosità. Vediamo se ti ricordo tutti allora. Dario, Alessio, Luca, Paolo, Antonio, Giuseppe, Marco, Lando. Basta, basta, per carità, fermi. Ho capito che ci hai avuto parecchie esperienze. E se non mi sposerò con te ne avrò sicuramente altre. È giusto in fondo avere più esperienze, per non sbagliare. Ho una mia amica di 20 anni che ne ha avute 33. Le esperienze? Eh sì. Arrabbierà. Avrei capito invece che io la mia prima esperienza ce l'avrò oggi con te. E ti dispiace? Ma me può dispiacere, ma siamo venuti qui apposta. Caro Alberto, l'esperienza maestra della vita? Ah, certo. E più esperienza c'hai. E meglio affronti e risolvi le situazioni. Ma dov'è la tua stanzetta? Per là. Andiamo. Andiamo. Oddio, ma c'erano i ladri? Zitta, ma che te ladri? Dal buco della chiave ho visto un sedere bello sulle pareti. Ma non l'ho visto io quello mio su una chiave. Zitta! E chi parla? Ho trovato. È lo sedere della padrona mia. E tu come fai a saperlo? Beh, vieni con me. Gliel'ho visto una volta dallo scuro della chiave della porta del bagno. Ma sarei così curioso da sapere con chi sta. Non è sola? Ma non l'hai sentito? Lui sospira. E sa sgnaola. Ferma! Salirò a qualche turno. Cammina, nascondiamoci. Sai chi è quella? Come faccio a saperlo? È la moglie dell'avvocato Dario Contrini, amico intimo del dottor Franco. Succede sempre così. Ma arriva qualcuno. Cammina, nascondiamoci qua dietro. Vuole un goccio di grappa per tirarti su. Poverino, è pieno di sudore. Ma non vedo più la grappa. Ora gli chiedo se gradisce un po' di sambuca. Accetta la sambuca. Che sciocca. Avevo la bottiglia di grappa qua davanti e non la vedevo. Prima che ci scoprono è meglio squagliarci. Io mi sto divertendo. Hai visto che non mi sbagliavo? Era la padrona. Ma io il neo non l'ho visto. Vai a dire se tu fa vedere. Sarei così curioso da sapere con chi sta. E adesso chi è? Ah, non lo so più. Cammina, nascondiamoci. Tu vatti là, io vado di qua. Ma il naso sparo! Oh, vengo! Che fai?
anticipato! Si volti lentamente! Ma tu come sei qui? Ma voglio spiegare. Ma lei è andato via? Sì, io dovevo partire, ma mi sono fermato per una visita urgente. Una visita? Sì, una visita. Qui? Qui, sì, e mentre stavo visitando la mia paziente, ho sentito dei rumori e allora ho pensato che ci fossero dei ladri. Ah, adesso capisco. Sei venuto a riprendere i cioccolatini, no, qua? Che... Ah, li hai già preso. No, non io stavo passando qua sotto con la fidanzata mia, no? Quando mi sono accorto che certe persiane che avevo chiuse prima di scappare erano aperte, no? Ah, dottore, abbassi quella cosa che mi fa pressione, per carità. Allora sono venuto su e ero convinto che ci stavano i ladri. Anche per via che ho sentito che via camera sua ci sono almeno due persone. Come camera mia? Ma hai sentito delle voci, dei rumori? Ma sì, l'ho sentito vicino. Sono i ladri, sono i ladri. Vado a chiamare subito i carabinieri. No, fermo. Ci vado là io, che chiamo a fare i carabinieri? Vado là e gli dico che sta arrivando la polizia e quindi scappa lui alle sicure. Sì, sì, ma io dimenticavo anche la mia paziente. Come facciamo? Ah, ecco, facciamo così. Tu prendi questa e mettiti di guardia fuori dalla porta. Mi raccomando, non far uscire nessuno. Io intanto vado a chiamare la mia paziente e telefono ai carabinieri. In campana, mi raccomando. No, ma chi io? Ma fanno me trovare. Come tu me. Già? Se vado là e al padrone gli dico che della ci sta un marito, gli abbia ancora. Ma figuriamoci se mi vede con questa. Che meraviglia. Ma qui non mi dispiace interrompere la faccenda, no? Ma come fai? Ah, se lo sapevo ci venivo sicuro, eh? Sì, è la messo? So io, vieni da fuori. Cosa vuole? So io, vieni fuori. Tu, Alberto? Cosa fai qui? Ma muoio, lo spiego. Sei venuto a rubare? Abbassa quell'arma, ma ti prego. Ma che rubare? Ah, certo, non avresti osato. Ma sì, calma, non gli spiego. Ok, Alberto, dimmi la verità. Che? Mi hai visto entrare e volevi ricattarmi? Ma no, ma figuriamoci, ma che ricattare? Ah, ci mancherebbe. Ho capito, quello che vuoi. Allora sbrigati. No, 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 no. Io non voglio niente. Volevo solo avvertirla che te la ci sta un marito suo. Mio marito? Sì. Perché in mano quella pistola? Perché era andata adesso. E adesso lui... Che gli ha detto l'altro? E adesso lui dov'è? È andato da là. È andata a chiamare la signora che stava a visitare. Ma spiegatele a una figlia oppure a nascondere. Ormai saranno al tornando, no? Ma quanto tempo è durata la visita? Ah, questo poi... Non lo so. La signora è arrivata prima di me. Ma chi sarà? Non so, spiegato, vanno via. Ma... Questa... È la borsetta? Sì, sì. E se la riconosco, la borsetta della moglie di Dario. Dario? Dario? Non ci sono. Vieni, vieni qua. Questa è o non è la borsetta di tua moglie? Eh sì. Ah, non è possibile. Tu, dammi quella pistola. Dammi la pistola, ti ho detto. Ma te posso dare la pistola? Sulla dammi. Capoccia me la do. Ma poi che vuole fare? Eh? Un doppio omicidio in mutande? Che figura ci fa quando domani si risa sulla stampa? Uccide moglie e amante. Erano tutti e tre in mutande. Vittima e giustiziere. Hai ragione. Non è dignitoso. Mo sbrigate, andatevi da qui, che forma non vengono da qua. Sì, sì, andiamo. Andiamo. So io come vendicarmi. Alberto? Comandi. Grazie per averci avvertito. Vabbè. Quando vorrai ti mostrerò tutta la mia riconoscenza. Ah, grazie. È proprio tutta? E grazie. E pensa che io mi ero accontentato di vedere solo un euro. Pensa un po' quell'anno. Ma voleva la pistola. Ma io dico, ma perché non si avviano scornate tra di loro? Ah, voi? La signora Roberta chi ce la faceva? Della padrona qualche sospetto ce l'avevo. Anche per via di certe telefonate che faceva. Ciccio, Pucci, Caro,
quando non ci stia quel lubecaccione di un marito. L'hai presa la ricetta, vero? Sì, grazie. Vieni, vieni. Spiega, ti ho chiamato i carabinieri. Vieni, aspetta, ti prendo il cappotto. Veloce, ti accompagno. Più conosco gli uomini e più sono convinta che sono perennemente immaturi. Ma come si fa ad organizzare un appuntamento d'amore se non si è sicuri di essere soli? Oddio, adesso chi è? Speriamo che i ladri non siano armati. Alberto? Sì, signore. Mi raccomando, stai tranquillo, perché ho appena chiamato i carabinieri. Aie, meglio mi sento. Dottor, io calmo ci sto. Ma lei ci sta? Perché non dovrei essere qua? No, perché no, viene lei questa. Vai ad aprire. Vado. Ah, prego, maresciallo, venga pure. Giù quell'arma, è mai in alto! Sono io in alto! Ma dottor Franco, il padrone di casa. Ma non può girare ugualmente con un'arma in alto. Mi consegni la pistola. Dove sono i ladri? Da questa parte, prego, prego. Però state attenti, perché potrebbero essere armati. È per quello che tenevo la pistola. Carabinieri, uscite presto, uscite fuori, ho detto! Calma, calma, no, signori, no. Non siamo ladri! Siamo in casa mia! Eravamo qui nascosti per scoprire le marachelle di mio marito! Ma di che marachelle stai parlando? Non eri in casa con una donna? Io con una donna? Ma cosa dici, Alberto, con chi ero? Ti ho chiesto, ero con una donna, io! No, no, dottor! Per carità, non mi mettete in mezzo a certe faccende. Ah, sì? Dai, vai a prendere la borsetta. Questa è o non è di tua moglie, Roberta? Purtroppo sì. Lo vedi? Lo sapevo che mi tradivi. L'ho capito dalla tua freddezza, dalla tua indifferenza nei miei confronti. Com'è potuto approfittare della mia ingenuità, della mia fedeltà? Ma tu non dovevi sposare un medico se sei così gelosa. Senza motivo, per esempio. Ah, non c'è da essere gelosi se un marito porta a casa la moglie di un amico. Ma l'ho soltanto visitata dalla vita in su. Però dai, può anche essere vero. Speraci. Una volta lo sorpresi in studio mentre tirava giù le mutandine di una bella ragazza per visitarle il torace. Dalla vita in giù stava bene, Roberta? Sì, penso di sì. Spiegatemi bene, signori. Ero venuta a conoscenza di alcuni incontri tra mio marito e la mia cara amica Roberta, moglie del qui presente signor Dario. E quando lui mi ha avvertito telefonicamente che si sarebbe assentato, non gli ho creduto. Ho chiamato il signor Dario e siamo venuti qua, sicuri di sorprenderli. Va bene, sì, ho detto una bugia, perché sei sempre gelosa e piena di sospetti. D'altra parte, non ci avete sorpresi per il semplice motivo che Roberta, sì, era qui, ma come ho già detto, per una visita. È andata via subito. Cosa aveva mia moglie? Ma una colica di fegato. Ah, beh, però mia moglie in effetti soffre di fegato. Le visite si fanno nel tuo ambulatorio. Sì, lo so, ma era al supermercato qui sotto e aveva fretta. E d'altra parte non è l'unica persona che ho visitato in casa. È vero, Alberto? Signore, io fino a quattro ore fa stavo un permesso. Stavo passando qua sotto con la fidanzata mia. Quando mi sono accorto che certe persiane che ho chiuso prima di scapparsi non avverte, e so venuto su, e ci ho trovato il dottor Franco, e eravamo convinti che ci siano i ladri, anche per via dei certi movimenti che venivano dalla casa. Non ha visto, ho sentito nient'altro? Non ha provato a guardare dal buco della serratura? Ma chi io? E chi mi ha avviato? No, no, te l'ho detto, ho sentito certi movimenti. Ma di che genere? Sarà stata ginnastica da camera. È sicuro che la mia cara amica Roberta non sia ancora qui? Brigadiere, vado a controllare nelle altre stanze. Sì, è denunciata regolarmente la pistola? Sì, dovrebbe. Ma come dovrebbe? Veramente l'ho ereditata da mio padre. Ma se l'ha ereditata doveva comunque denunciarla a suo nome. L'ha fatto? Veramente pensavo che non ce ne fosse bisogno. Si va sul penale, caro dottor Bini. Dovrà seguirmi in vettura. E anche loro, signori. Ma non è tutto chiaro. Ma via, in fondo nessuno è stato colto in flagrante. Facciamo finta che non sia successo nulla e chiudiamo l'occhio. Sì, infatti, io potrei ritirare la denuncia per la presenza dei ladri, visto che di ladri non ce ne sono. Papà! Lasciamo, ma questa... Papà, cosa ci fai tu qui? Tu cosa fai? Io, Alberto. Alberto?
c'entra questo con il fatto che sia... Lo stavo giusto spiegando adesso al dottor Fabio. La domanda l'ho rivolta a mia figlia. Vabbè, ma come dicevo, dottor... Ti aiuto, guarda che mi aiuto. Stavo qui sotto con Alberto quando lui ha avuto il sospetto che qualcuno stesse in casa. E così, avendo la chiave, è salito a vedere. E io l'ho seguito. Non dovevi. Ma perché? Una ragazza seria non segue un giovane in un appartamento. Ma se ci fossero stati davvero dei ladri? Ma papà, non volevo lasciare solo Alberto. Tu avresti lasciato sola la mamma in una situazione del genere quando eravate fidanzati? Ah, perché siete fidanzati? In un certo senso. Ma non ti preoccupare, ho sempre seguito i tuoi consigli. Ne riparleremo con calma a casa. Dottore, mi dispiace, ma dovrà seguirmi in questura per la questione della pistola. E ringraziate il signore se non vi arresto tutti. Dobbiamo verbalizzare tutto. Sì, signore. È proprio necessario, Dovrete confermare quanto è successo qua. Ma signor maresciallo, dovrete venire anche voi. Ma deve venire anche Alberto? Se ci sarà bisogno lo farò chiamare. Brigadiere, li accompagni. Alberto, per favore, prima di uscire, per favore, dai una sistemata alle camere e chiudi tutte le persiane bene. Ah, e chiudi a tre mandate quando esci, Sì, signore, vado su. Ciao. Ma tu non vieni? Aspetta Alberto, farò subito. Ricorda sempre quello che ti ha insegnato la mamma. Anche a 18 anni la ragazza onesta deve mantenersi virtuosa e casta. Te l'ho detto papà, vai tranquillo. Che angelo! Che tesoro, finalmente soli. Dato cominciamo a chiudere le persiane.